Cristina Chirichella, Montecatini, pronte per la seconda fase del torneo di qualificazione agli europei? Sì, assolutamente, siamo cariche, ci stiamo allenando con molta grinta e con molta voglia, perché comunque vogliamo portare a casa questo traguardo e ce la metteremo tutta, perché comunque sappiamo che è la nostra portata. Tra le squadre come l'Ucraina, Austria, Lettonia e appunto l'Ucraina, che impressione ti ha fatto il torneo di Juzny? Beh, sicuramente rispetto a Lettonia e Austria, l'Ucraina ha qualcosa in più, però se giochiamo bene, abbiamo il nostro ritmo, secondo me possiamo portarci a casa queste partite non con facilità, ma comunque con grande spirito e con grande prestazione. Quanto è stato importante dopo un lungo periodo di allenamento provare sul campo con tre partite il lavoro fatto in palestra? Beh, sicuramente importante, perché comunque iniziamo comunque ad avere un ritmo di gioco, perché comunque con gli allenamenti è un po' diverso, quindi ci ha fatto bene iniziare soprattutto un torneo con due squadre molto più alla nostra portata e poi affrontare l'Ucraina, che rispetto alle altre due era più forte, e secondo me questo ci ha dato anche un modo per trovare queste affinità in campo. In cosa deve crescere l'Italia secondo te? Beh, secondo me dobbiamo ancora un po' trovare dei meccanismi di gioco, perché comunque è soltanto un mese che lavoriamo insieme, però con la grinta e con la voglia di volersi portare a casa questo traguardo, sicuramente tutte queste mancanze possono essere colmate. Il fatto di giocare in casa è un vantaggio? Assolutamente sì, comunque giocare in casa, il pubblico che acclama o comunque che si sente il calore del pubblico è la cosa più importante, e comunque vogliamo far bene a maggior ragione perché siamo in Italia. Di questo gruppo ormai sei una delle veterane, che effetto ti fa? Beh, è una bella esperienza perché è una delle prime volte, di solito in nazionale sono sempre stata una delle più piccole, è bello perché posso mettere a disposizione la mia piccola esperienza e aiutare anche le altre a trovare delle soluzioni e uscire da delle difficoltà.